Sono ripresi stamani a Pescara i lavori del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 e sul documento unico di programmazione 2024-2026 ed è proprio sul DUP che le forze di opposizione di centro-sinistra hanno tenuto una conferenza stampa congiunta per criticare le scelte fatte dal sindaco e dal suo esecutivo. Non guarda al futuro, esprime la consapevolezza di un'amministrazione che è arrivata al capolinea. È il futuro di Pescara, è nuova Pescara. Io contesto pesantemente al sindaco Masci di non aver assunto la guida, il ruolo di guida nel processo di costruzione della nuova città. Ha accettato passivamente che Nuova Pescara fosse spostata in termini di istituzione nel 2027, non considerando che questo spostamento ci ha privato di 30 milioni di euro di risorse, perché Nuova Pescara ha diritto a percepire 10 milioni di euro l'anno per 10 anni dal giorno in cui si fonde. La città è in piena trasformazione, abbiamo 100 milioni di euro di opere in corso che riguardano scuole, asili nido, impianti sportivi, strutture culturali, strutture sociali, strade, piazze. C'è una trasformazione che viene fuori anche dalle risorse del PNRR che noi abbiamo saputo intercettare appieno e che oggi permettono di intervenire su molte zone della città che sono state abbandonate da tantissimo tempo. Il consigliere Paolo Sola, del Movimento 5 Stelle, ha parlato di un vero e proprio libro dei sogni, riferendosi al programma del sindaco Carlo Masci. Costantini, avete presentato circa un migliaio di emendamenti, alcuni sono stati accorpati, un centinaio. Quali le vostre proposte? Ma la principale, una delle principali e più significative, è quella che ripristina il contributo per calmierare il costo delle mense. Cioè, quello che è accaduto a Pescara ha dell'incredibile: il servizio mensa costa 6,20 euro, 6,30 euro per una famiglia. Io immagino le persone, le mamme che hanno più figli, e paradossalmente per le persone che non risiedono a Pescara non si applicano le valutazioni rispetto alle capacità reddituali, ma si applica automaticamente il livello massimo. Cioè, se una persona risiede a 10 metri dal confine di Pescara su Spoltore, deve essere considerata di Spoltore, sebbene il 2014 abbia votato un referendum e abbia detto: io non voglio più essere di Spoltore ma voglio essere di una nuova città.